Mantenendo più o meno sempre la stessa struttura, con la fanfara dei bersaglieri che fa da apripista e ci accompagna al reparto di pediatria, dove è stato allestito un buffet ricco con la torta che ogni anno è diversa, ma ogni anno insomma mette tanta allegria e felicità per i bimbi che purtroppo sono degenti presso il reparto. E poi ci sta chiaramente lo scambio degli auguri. Vengono le varie autorità, le forze dell'ordine ci sono vicine, i vigili del fuoco, un vigile del fuoco travestito da Babbo Natale arricchisce un po' l'allegria del momento, ci sono anche altri bambini ovviamente oltre i degenti in modo da arricchire la festa, e questo insomma tradizionalmente si fa. Ovviamente c'è anche un momento di preghiera con il vescovo, un momento di preghiera e di raccoglimento stesso nella cappella dell'ospedale, e poi c'è insomma lo scambio degli auguri. Tutte le cose buone che si fanno per questo ospedale sono meravigliose. Noi ci mettiamo il cuore e speriamo che tutti lo capiscano, perché da questa azienda esce il cuore di tutti quanti, quelli che versano ogni giorno il proprio lavoro, ma anche tutto il loro affetto, tutta la loro disponibilità e tutta la loro professionalità. Diamo il massimo nel nostro lavoro e ci crediamo anche. E facciamo queste attività con i bambini già da diversi anni. Emilio è un grande a gestire queste attività e noi siamo molto contenti di farlo, perché oltre, la cosa bella è, noi abbiamo un dono, indossiamo una divisa che i bambini la amano. Tenercela solo per noi è un peccato, quindi cerchiamo di darla pure a loro. Beh, innanzitutto è il giorno più bello da quando sono sindaco, per festeggiare, dare gli auguri natalizi ai ragazzi, a chi in questo momento ha bisogno, stare vicino alle future generazioni, starci in un momento particolare qui nell'azienda ospedaliera, per me è un momento importante di serenità, ma anche di grande importanza, perché dobbiamo stare sempre vicino ai più deboli.